Sì, stanno per entrare in campo entrambe le formazioni, quindi vi auguro un buon pomeriggio, amici sportivi. Siete collegati con il Monreale Proto di Cittanova per la 19esima giornata del campionato nazionale di Serie D, girone I. Di fronte i giallorossi della Cittanovese, quest'oggi completo bianco e rosso, e il Licata, classica divisa gialla con righe centrali blu. Centralmente per Amato, siamo ai 25 metri, allarga a sinistra per Pavigliamiti, il cross di prima intenzione però non è ben coordinato e quindi si perde sul fondo. Questo errore da parte della retroguardia del... Attenzione al cross di Pavigliamiti sul secondo palo, la Villa, prova a rimetterla in mezzo, poi Daniello va via da Amato, Daniello potrebbe crossare, Teso! Gianci mette una pezza, ma Sesai la tiene in campo. Sesai, arriva il cross ancora lungo sul secondo palo, scavalca tutti, cederò Daniello, altro pallone in mezzo, libera poi in maniera definitiva Pavigliani, veloci, quindi cercheranno di evitare la ripartenza. Il cross di Convitto, palla tesa, Civilleri la prolunga, primo tiro della gara al minuto 26. Marco Civilleri ci ha provato di testa, tiro non irresistibile, chiama anche l'uomo sul palo, chiama lo schema tripicchio. Il cross tagliato, attenzione, la manca Ingrassia e arriva il gol di Gianci. Brutto errore di Ingrassia, che è andato coi pugni mancando completamente l'intervento come un falco. È arrivato Gianci al 27esimo minuto. Palla Pavigliamiti, il cross basso deviato da Daniello, poi buon intervento in spaccata di Cassero che si prende il fallo da parte di Cacorri. Solo uomo in barriera per la Tella, si tratta di Amato, il cross di Convitto troppo sul portiere, facile per la Tella. Quante volte abbiamo visto questi regali su punizione, Peppe? Tante punizioni regalate troppo sul portiere. Per la Cittanovese, tripicchio, siamo ai 30 metri, tripicchio, palla sul destro, prova il tiro che però si allarga troppo, esce a circa 3-4 metri dalla porta di Ingrassia. Attenzione a Biondo che ci prova dal vertice sinistro, un tiro che però non ha girato abbastanza. Daniello, su di lui subito va Amato, il cross in mezzo per Cannavò che la stoppa, posizione regolare, l'intervento su Cannavò, non c'è fallo da parte di Lavilla, chiede il rigore Cannavò, comunque corner per il Licata. Convitto dalla bandierina, il suo cross teso sul portiere, forse prende il palo addirittura Convitto, se non i pugni del portiere. Tessa, attenzione, potrebbe scaricare il destro, lo fa, esce fuori comunque con Ingrassia in controllo, conclusione che arriva al 54esimo di gioco la Cittanovese. Adesso Biondo, Biondo va ai 20 metri, Biondo scambia con Tripicchio che prende la mira, il tiro centrale, Ingrassia in due tempi, palla che rimane lì, Cacorri, ancora Ingrassia, ma i brividi corrono sulla schiena delle maglie gialloblu. Lancio lungo, attenzione, siamo già all'altro lato, palla buona per Cannavò che potrebbe stopparla, vediamo, ci riesce Cannavò, è in aria, Cannavò non supera Neri, palla che arriva ad Adeyemo, il tiro debole, masticato, posizione centrale, il cross di Adeyemo lungo per Cassaro che la prende ma non la riesce a mandare in porta, occasionissima per il Licata. Pallone lungo di Civilleri per Convitto, lo stop col destro, Convitto in aria, lascia il pallone a Do del tiro di prima che però si perde alto sulla traversa. Lungo buono stavolta per Cannavò, attenzione c'è Adeyemo, solo in aria il cross di Cannavò, la cicca non ci arriva, anzi Convitto poteva provare la conclusione di testa al volo. Cannavò che prova a puntare l'avversario, palla di AB nel corridoio, il cross di AB, pallone che arriva dalle parti di Manfre che non riesce a girarla con la Tella che la blocca in due tempi. G20 minuti, sicuramente ha trovato lo spazio per poter servire. Attenzione, Convitto prova a incunearsi tra le maglie della Cittanovese, chiedono il rigore soprattutto la panchina del Licata. 4 minuti al 90esimo, il cross di Convitto tagliato, di AB non la gira.